Adesso facciano marca. Lei è lei è di Forza Italia, sì, ovviamente, sì. Ed è il suo nome? Lucio Malan. Ecco, e il suo pensiero per le unioni civili? Le unioni civili vanno bene, giusto riconoscere determinati diritti che in parte sono già riconosciuti dalla giurisprudenza, bene, le coppie anche dello stesso sesso non possono essere equiparate al matrimonio, perché il matrimonio è un'altra cosa, è l'unione tra un uomo e una donna che è feconda per natura, altre unioni non lo sono. Questo è il suo pensiero? Questo è il mio pensiero. Bene, grazie, bene, grazie, buongiorno. Grazie molto. Questo è il suo pensiero. Ma scusa, almeno solo il matrimonio, perché se due persone si amano, che importanza ha se è un uomo e una donna? Ma infatti, ecco, ma l'amore va benissimo. Sì, e se un uomo e un uomo, che importanza ha? Ma la reversibilità non c'entra, chiedo scusa, da un uomo e un uomo si amano? Sì, buon per loro, sì, non possono nascere figli da un uomo e un uomo, ecco perché è un'istituzione diversa, se non le dispiace faccio... Prego, grazie. Faccio non uscirà mai con effetto. Ma proprio oggi è il no assoluto. Sono tutte persone che ovviamente la pensano politici in modo diverso. Loro sono per la famiglia, non sono per l'unione civile. Dicono no, in continuazione. Io dico che importanza se è marito e moglie, o se è marito e marito, moglie e moglie. No, perché è un'altra cosa ovviamente. Il matrimonio qua ancora è un paese retrogrado, un paese molto antico, un paese proprio che siamo gli ultimi qua in Italia a progredire e ad evolverci, quindi vediamo gli altri che dicono, sentiamo, io tutti li devo sentire oggi, noi sentiamo oggi quello che hanno da dire, poi sta a voi dire se è giusto o sbagliato.